Consegna di lavori dell'ampliamento dell'eliporto qui a Mazara del Vallo, l'eliporto denominato Don Pino Puglisi, accanto a me il sindaco della città, Nicola Cristaldi. Un progetto che arriva al suo termine, un progetto interessante, importante per la città, unico nel suo genere. Beh sì, unico perché intanto è l'unico eliporto in Sicilia con due piste e questo è un motivo di orgoglio per tutti noi e anche quindi una risposta alle esigenze reali della nostra collettività. È un bell'impianto e naturalmente con questo impianto Mazara si dota di una ulteriore struttura per la sua crescita e legata anche alla filosofia del nuovo ospedale che nascerà. Il sistema sanitario della nostra città ha bisogno anche di strutture parallele ed è una importante struttura anche sul piano della protezione civile. È una bella cosa perché si è raggiunto un traguardo con una bella sinergia con la regione siciliana. Mazara del Vallo anche con questo cammina verso il grande traguardo di diventare una piccola grande capitale. Accanto a me Michele Di Stefano della Protezione Civile, un progetto importante che oggi vede la sua conclusione. Sì, è un progetto che abbiamo seguito da 2 anni circa, alla fine siamo arrivati al traguardo con questo risultato importantissimo soprattutto per la città di Mazara del Vallo, ma questo progetto oltre alla città di Mazara del Vallo abbraccia pure altri comuni come quello di Castelvetrano e Salemi. E Mazara, diciamo, questo progetto è il più importante perché siamo riusciti ad ottenere, a realizzare una seconda pista e attualmente è una seconda pista come piazzale di pista di sosta, ma in secondo tempo potrebbe essere utilizzata come una seconda pista in tutti i sensi, infatti già è tutta predisposta per tutto questo. E poi diciamo gli altri lavori che abbiamo fatto sempre con lo stesso progetto riguardo il comune di Castelvetrano e le superfici che all'interno dell'ospedale, che abbiamo fatto tutta una manutenzione straordinaria e quindi renderlo efficiente secondo le nuove normative. L'altro progetto riguarda il comune di Salemi, dove noi abbiamo realizzato una pista completamente nuova di sana pianta all'interno del piccolo aeroporto privato che c'è all'ingresso di Salemi. Questi sono questi 3 progetti che vengono raggruppati in un unico progetto con il finanziamento del nostro Dipartimento regionale della Protezione Civile che diciamo siamo riusciti a fare nel giro di 2 anni. Sono dei lavori molto importanti perché le superfici le superfici sono importanti soprattutto per la cittadinanza e per le emergenze, quindi è un discorso che riguarda proprio la cittadinanza nei casi di bisogno.